giovane esploratore sentì cantare la principessa dal suo balcone. Subito ne fu innamorato. E il rapporto d'amore tra i due durò per anni alla corte del Khan, quando Marco tornò poi a Venezia. A quel punto Hao Dong seguì, lasciando per sempre il suo Katai. Largo il confine da Venezia al Mar di Cina, ma largo il mio amore per Marco ancora, senza confine. Questo amore mi ha ispirato, perché l'idea del dramma e quindi della fake news, l'ho chiamata, che va a colpire questa coppia. Marco Polo l'ha conosciuta a Pechino, mentre lei cantava, bellissima, si era formata nelle migliori scuole delle scienze, delle arti, della musica, e poi a un certo punto che cosa fa? Lei rinuncia a tutto, rinuncia alla futura corona di regina per seguire questo viaggiatore, questo uomo. Dong e Marco Polo era una storia poco conosciuta, infatti l'abbiamo chiamata una storia d'amore rubata. È andata in connessione con altre storie, con Beatrice, con Lou Ling, con Cleopatra, perché sono tutte storie simili, dove le donne purtroppo hanno dovuto subire l'amore invece che viverlo serenamente, ed è una cosa che anche oggi capita quotidianamente, che troviamo appunto delle storie d'amore che non vanno a buon fine. Perché l'avete ucciso? Perché? Per tutte noi che cerchiamo ora il percorso per il nostro futuro.